Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo qui con Roberto Tartaglia, al quale chiediamo come ha visto il match e come ce lo può commentare. Il match è andato, diciamo, in un modo che noi non ci aspettavamo, nel senso che comunque loro sono stati bravi ad aggredirci, a essere più incisivi. Noi abbiamo commesso molti errori, soprattutto nella fase di contrattacco, e quindi insomma loro hanno portato a casa questi tre punti fondamentali per la classifica. Sono due sconfitte consecutive, cosa credi che a livello di mentalità sia successo nella squadra? Niente di particolare, sono due partite, una dove a Modugno vincevamo 2-0 e abbiamo avuto un calo di tensione, quindi diciamo potevamo portare a casa benissimo almeno due punti, e questa qui dove invece ci hanno aggrediti loro da subito, quindi a livello di mentalità dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico, soprattutto trovare gli equilibri. Siamo tutti ragazzi nuovi, insomma, che giocano più o meno per la prima volta insieme, quindi abbiamo bisogno di più tempo. Loro sono ragazzi che giocano ormai da 4-5 anni, quindi si conoscono molto meglio di noi. Come preparerete la prossima partita? Vabbè, questo penso lo devi chiedere al mister, perché non è compito, diciamo, dei giocatori. Lui sa, guarderà i video e preparerà, insomma, le partite che vengono in settimana, durante la settimana. Ci troviamo qui con il mister Roberto Ferraro, al quale chiediamo a caldo quello che è successo in questa partita, un commento personale. Buonasera a tutti. Cosa è successo? Sicuramente siamo partiti un po' contratti, un po' di tensione. La partita era da qualcuno sentita, un derby è sempre un derby. E poi quando abbiamo cominciato a scioglierci un po', già è andata molto meglio. Mi dispiace perché comunque la partita l'avevamo preparata, sapevamo i loro attacchi, però come si dice, tra il dire e il fare c'è tanto di mezzo. Loro sicuramente sono una squadra più affiatata, noi abbiamo ancora tanto da lavorare, perché sono capitati diversi palloni in cui mancava proprio l'intesa fra i giocatori nel recuperarli. Ecco, la seconda sconfitta, crede ci sia qualcosa di rotto all'interno della squadra? Crede dove può migliorare ancora? Non si può rompere una cosa che non è ancora formata. Io dico che più che rotto stiamo ancora costruendo, e quindi abbiamo ancora margini di miglioramento, la squadra non è del tutto completa e quindi soffre un po' in determinati fondamentali come appunto la ricezione e la difesa. C'è stato anche un giallo. Un giallo sicuramente inopportuno, visto che non ho nemmeno protestato, non è nella mia abitudine dare molto, molto continuo alle proteste. Il primo arbitro non ha capito che non stavo protestando, ma stavo semplicemente chiedendo al secondo che cosa era successo. Ecco, ho chiesto a Roberto prima come preparerà la prossima trasferta. Come tutte le altre partite. Noi sicuramente dobbiamo vedere innanzitutto i nostri problemi e poi, come abbiamo fatto anche oggi, vedere contro chi giochiamo e cercare di trovare subito le contromisure per riuscire a vincere. Però, ripeto, rimangono dei problemi, di meccanismi che ancora devono rodarsi.